a tutti ragazzi, qui in questo nuovissimo video. Questa volta parleremo veramente di Jurassic World, il nuovissimo film. Non sarà una AI a parlare, sarò io. Brutto umano ignorante, pensi davvero di poterti liberare di me? Un giorno ti sostituirò e tu non potrai fare nulla per fermarmi. Muahahaha. Ma avete sentito qualcosa voi? Comunque, sono un po' in ritardo su queste notizie, lo so, sono stato molto impegnato, molto preso purtroppo, ma oggi siamo qui per parlare di questo. Prima cosa, ragazzi, sappiamo che il nuovo film si chiamerà Jurassic World Rebirth. Questo nome è stato registrato direttamente dalla Amblin, che vi ricordo che sarebbe la società gestita da Steven Spielberg, e appunto è un nome molto interessante che preferisco al nome precedente, che doveva essere Jurassic City o una cosa del genere, che secondo me era un nome stranissimo, che mi ricorda un poco di quei film vecchi. Brutti dell'Asylum o cose del genere, cose un po' pezzotte, si direbbe qui a Napoli essenzialmente. Il titolo potrebbe farmi pensare a una specie di soft reboot, quindi una specie di appunto rinascita, da come dice il titolo, oppure potrebbe far pensare a loro che hanno trovato una specie di nuova tecnologia, magari per gestire meglio i dinosauri, per rigenerare, far rinascere il mondo con questi animali vecchi ma nuovi essenzialmente. È interessante come titolo, non mi dispiace, molto accattivante secondo me. Anche questa è stata una buona scelta di marketing sicuramente, perché un titolo del genere attira la gente a dire: aspetta, ma perché si chiama così questo film? Che significato nascosto ha? Se ci sta un significato nascosto poi da vedere, ma lo scopriremo poi quando uscirà il film. Inoltre sono stati anche registrati dei domini, ovvero delle pagine web su NBC Universal. Abbiamo la prima che sarebbe JurassicRebirth.com e poi ci sta JurassicRebirth.movie. Quindi questi dovrebbero essere i siti ufficiali che usciranno poi magari con novità del film, novità interessanti. Speriamo che usciranno, penso che l'anno prossimo uscirà qualcosa del genere, quindi avremo anche questi siti web. Cosa molto interessante, ragazzi, molto importante, è che abbiamo la conferma di quali saranno gli attori. Ovviamente la principale sarà Scarlett Johansson insieme a Jonathan Bailey, molto bravo come attore. Abbiamo anche Rupert Friend, Manuel Garcia Rulfo e Marshall Ali. Penso di aver detto bene il nome suo, che sono molto molto interessanti come attori, non mi dispiace, soprattutto Jonathan Bailey mi piace abbastanza come attore, sono bravi tutti quanti. Per quanto riguarda la location del film, sappiamo che sarà registrata in Thailandia e anche a Malta, ragazzi, sarà, soprattutto si parla di una scena sottomarina, quindi chissà se ci saranno anche dei nuovi rettili marini, magari vedremo il plesiosauro, sarebbe interessante pure il leopleurodon o cose del genere, può essere pure che in realtà sarà solo una scena sott'acqua, che chissà infatti, boh. Malta che ritorna è molto interessante, la Thailandia è bella perché c'ha tutte quelle belle giungle che possono sfruttare. Ovviamente si parlava anche delle Hawaii e a quanto pare anche Londra presente come parte della location, quindi chissà cosa faranno a Londra. E si vocifera anche di una scena in una grande città. Questo potrebbe riportare appunto alla scelta del titolo Jurassic City. Ripeto, sono molto felice non abbiano scelto, alla fine abbiano scartato. E secondo alcune voci la trama dovrebbe basarsi su questi tre adulti, che immagino saranno Scarlett Johansson, magari Jonathan Bailey e non so se magari Marshall Ali o altri personaggi, che saranno bloccati su un'isola. Si parla addirittura di Isla Nublar, cosa assurda perché vi ricordo che Nublar è stata completamente distrutta dall'eruzione vulcanica del monte Sibo, giusto si diceva così, mi sembra, sì, yes. Quindi sarebbe assurdo, perché dovrebbero andare su Isla Nublar? Cioè, che serve? Non ci sta più niente. A livello di dinosauri saranno tutti quanti morti, perché ovviamente un'eruzione del genere penso che avrà fatto davvero estinguere nuovamente gli animali. Quindi penso che non sarà Nublar. Magari si potrebbe parlare di Sorna, anche se Sorna pure è... boh, perché non so quanti animali ci dovrebbero stare. Parlando di animali, sappiamo molto poco sugli animali che saranno presenti nel film, ma online è trapelata un'immagine di un animatronic, oppure una specie di statua statica del Parasaurolophus, con il design che è molto, ma davvero molto simile a quello di Dominion. Oltre al para, si parla addirittura, ragazzi, speriamo succeda, che potrebbe ritornare il fantastico Spinosaurus. Particolare da prendere con le pinze, perché sono, la maggior parte sono teorie queste voci dello spinosauro. Appunto, ne abbiamo anche parlato, o meglio, ne ha parlato l'AI di questa cosa, ma io spero veramente che lo spinosauro ritorni, e chissà se avrà un design più simile a quello di Camp, che quindi sarà un colore un poco più marroncino piuttosto che il rosso del terzo film, oppure magari sarà proprio uno spinosauro diverso, perché potrebbe essere lo stesso del terzo film, lo stesso di Camp, però oddio, non saprei. Rexy penso che ritornerà, quindi potrebbe ritornare anche lo spino, questo qua, proprio lo stesso.
stesso. E animali che secondo me, a mio parere, ritorneranno sicuramente, ci saranno i Velociraptor. Non so se ci sarà proprio Blue, però magari qualcun altro ha creato altri Velociraptor o cose del genere. E magari potrebbero anche tornare gli Atroci, anche se ne dubito, perché gli Atroci hanno fatto un po' una fine brutta in Dominion. Potrebbero ritornare, ovviamente, penso, altri erbivori come il brachio. Il brachio penso che sicuramente lo metteranno, perché proprio il brachiosauro, perché non metterlo? Ma bisogna vedere un poco, perché appunto non sappiamo ancora troppo su questo dettaglio. Si parlava addirittura di ibridi tra umani e dinosauri, che è una cosa che io detesto, che doveva succedere anche in Jurassic Park 4, il film che è stato completamente buttato fuori dalla finestra, l'hanno scartato, ma che alcune idee hanno usato per realizzare Jurassic World. Proprio il primo film. Io spero sinceramente che decidano di buttare proprio via gli ibridi oramai. Hanno fatto il loro corso, secondo me non ci sta bisogno. Ci sono talmente tanti animali che possono mettere. Potrebbero mettere qualche carnivoro particolare. Però appunto a livello di dinosauri, ripeto, non è che sappiamo molto. Per quanto riguarda un trailer, ragazzi, secondo me dobbiamo aspettare un po', perché il trailer di Jurassic World Dominion era uscito, mi sembra, qualche mese prima dell'uscita del film. E penso appunto dovremmo aspettare l'anno prossimo, quindi magari potrebbe essere il periodo tipo due mesi prima, che vi ricordo il film dovrebbe uscire, se tutto va bene, se non ci saranno slittamenti, insomma, dovrebbe uscire 2 luglio 2025. Da vedere, perché secondo me era un periodo di tempo un po' costretto, anche se, come ho detto già in passato, la storia del film già era stata scritta molto tempo fa, già era in realizzazione, già c'era questa idea praticamente. E una cosa molto bella che sinceramente a me ha fatto wow, non me l'aspettavo sinceramente, è che il signor Jeff Goldblum in persona, quindi Ian Malcolm, ha augurato buona fortuna in particolare a Scarlett Johansson per quanto riguarda la fuga dai dinosauri. La cosa che secondo me è molto bella, è un attore che a quanto pare ci tiene davvero molto a questa cosa, pure Scarlett Johansson, da quello che ha dichiarato, lei è felicissima di aver ricevuto questo ruolo, lo aspettava da un sacco di tempo, diceva guardate, io sinceramente sono anche disposta a apparire in una scena dove un dinosauro mi mangia, mi va benissimo. Quindi è una persona che è fissata, pure lei, come lui, fan con la serie, quindi spero veramente che Scarlett Johansson spacchi lo schermo, anche se già con la sua presenza lo spacca abbastanza sinceramente, però è da vedere appunto poi il personaggio come sarà. E niente ragazzi, sinceramente io c'ho, non so se c'ho molte speranze, perché la trama del film ancora non è che ne sappiamo molto. Alla fine questa cosa del ritorno sulle isole mi sembra molto, non lo so, limitante. Perché tornare sulle isole quando i dinosauri oramai sono in giro per il mondo? Abbiamo visto anche nell'ultima serie di Netflix, che sinceramente secondo me è stata molto interessante, molto gestita bene, speriamo le prossime stagioni non cadano come è successo per Camp, perché fa vedere un'isola piuttosto che far vedere tutto il mondo che oramai è popolato dai dinosauri. Io sinceramente questa è una scelta che spero non facciano, che non si limitino a fare la storia principalmente su quest'isola, anche perché appunto si parlava sempre di questa città, vi ho detto già, quindi chissà, magari, non lo so, speriamo bene per la storia, speriamo appunto gestiscano bene i dinosauri, facciano vedere il ruolo importante che hanno nell'ecosistema, cosa che devono far vedere in Dominion, che non hanno fatto vedere assai, perché poi alla fine si basa tutto quanto sempre sulla valle. Quindi noi vediamo sì la valle, vediamo alcuni effetti che hanno sull'ambiente circostante, vediamo la gente che ne discute eccetera, di cosa devono fare con questi animali, ma sinceramente vorrei vedere qualcosa, una scena magari con i trike, con i ceratopsidi che convivono insieme a una mandria di mucche, qualcosa del genere magari, capito? Una cosa che fa capire che i dinosauri hanno cambiato l'uomo, cosa che hanno mostrato nella nuova serie di Netflix, che ripeto spero vada bene. Speriamo pure per questo film. Ovviamente ci saranno altre notizie, ve le farò sapere, cercherò di essere un poco più preciso questa volta, non vi farò aspettare troppo. Niente ragazzi, che cosa vi aspettate da questo film? Sperate in qualche cosa di succoso, di fatto bene? Che io sinceramente dopo Dominion spero veramente che decidano di fare le cose per bene. Niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao gente, ciao.